Lei, Monica Ferrari, non è di Maranello, però ha un'attinenza. Non di Ferrari. Disesezzano del Gard. Sì. E fermare è una cosa molto bella e particolare. Qui si apre Federica, straordinaria, molto brava, nobili di Bologna, che riesce con la mano a fare qualcosa di bello e di esagerato. Enrico Fraschetti riesce a mettere assieme più marmi per fare un omaggio a Vermeer. Guarda la meraviglia, un assemblaggio di marmi. Giovanni Marcelli, guarda che cosa bella che fa. Lei è un omaggio da lì, con queste scatole nere in proiezione. Annaschis Caporale, tramite i suoi viaggi ci fa sognare, ci porta in Marocco, in Egitto, in Grecia. Guarda che colori forti. E poi un quadro semplice però che richiama il ballo, la ballerina, quindi sperando che tutti i luoghi di sport rimangano riaperti, che i ragazzi, e non solo loro, soffrono. Qui c'è una straordinaria Francesco Fazzi, una bella scultura di Maria Petrucci, un 80 e passenne, con le sue mani che scolpisce questa dolcezza di legno qua, questa scultura meravigliosa, proprio omaggio alle signore che lavorano la terra e quant'altro. Guarda che meraviglia, con le mani come una volta. Gianluca Sereni fa Lights on the Soul, invece va su un artista di Monza, va sul futuro un po' più prospettivo, e grazie alla Fede, che è un nome particolare, è una sudina polacca, fa questa dolcissima opera dove è una fanciulla sognante. Rende nobile l'acquerello Deborah Ferruzzi Caruso, che di solito è un'arte minore, la chiamano così, invece a me piace molto e riesce a far sognare attraverso queste perillate, questi colori dolcissimi. Emilia Surè è polacca, il prossimo weekend torneremo ancora, anche a Pasqua, porteremo altre, sì, con il ricordo, per una cosa che Emilia Surè ha anche dei fiori, e poi c'è Antonio Palmato di Valdagno, la città di Marzotto, della famiglia Marzotto, che fa queste contrapposizioni di opere. Carla Patella, questa dolcezza, questa rosa meravigliosa e questa fanciulla, fantastica, e sopra vedete Fiammetta Bellati, che un testo lungo tutto il tragitto, guardate, che sembra una strada toscana. Lina Zerere di Vicenza fa un arazzo, un bellissimo arazzo colorato che porta gioia. Patrizio Rapico fa un omaggio con un ritratto originale di una donna orientale. Gino Maria Sambucco, un fotografo di Udine straordinario, che riprende le montagne e poi a volte li fa diventare anche dei volti, girandoli, guarda, la sagoma, il naso, sì, sì, la bocca, il vento. Lui ha definito questa montagna Berlusconi. Marcello Trenzi invece fa un assemblaggio di opere e lo fa a modo suo, molto originale, bello, un artista romano. Silvana Masciari di Bologna è un centro con centro di energia, con questa sciccheria alla fontana. E Claudio Detto. Claudio Detto, particolare anche lui, con questa forza, un omaggio mese del 900 commemorandi. Franco Girondi, l'opera viene dal concorso Daphne Margherita Art, che abbiamo appena fatto a Milano, poco tempo fa, un'opera particolare. Enrica Micheli, Curita e Cucire, una tecnica mista, ovviamente parla anche del fenomeno, purtroppo, che leggiamo tutti i giorni, fa riflettere sul tema. Era la Cavanna, Cili senza tempo, Voce di Stelle, un quadro bello, davvero. Nina Zinna, New World, Rigenerazione, e Siciliana, di Catania, quindi un puzzle di cose, un quadro fantasioso. La straordinaria Giulia Popolin, che Lulani, Pordenone, ora con la chiusa, guarda che riesce a fare. Guarda la maestria, la magia di questa signora, queste madonne che riesce a fare, la porta celeste, la trovo veramente straordinaria, per tanti premi. Francesca Fiori di Vigianello, poco distante da qui, fa un omaggio a Maratea, da Amerigo Vespucci. Alta Sesino, l'amica Sigrid Plattner, il bacio segreto nel romanticismo, e lì, se fossimo romantici non sarebbero nemmeno i sogni. La Rocchetto, ecco, sogna di guardare il mare attraverso orizzonti lontani, e di Biella, che è appassionata d'arte da sempre. E Demet Schittlers, un'artista turca, ha fatto Venezia e Metamorfosi, è un nuovo concetto, diciamo, di solito fa pennello, lavora con tela, adesso ha fatto questa nuova tecnica originale, una tecnica all'acquarello. Poi c'è Giuseppe Pasqualetto,
che con un grande maestria di mano, matita e dolcezza fa tre generazioni a confronto, ricordando che la tradizione proprio del giovane di San Giuseppe oggi, nipote, madre e nonna, attraverso la dolcezza di un fiore, e quindi ricorda anche le tradizioni un po'.